Beh, ragazzi, amici di Swimming Channel, non potevo perdere l'occasione, visto che non ho colto l'attimo a Massarosa, non potevo perdere l'occasione di farmi una chiacchierata con una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, Lorenzo Zazzeri, che moltissimi conoscono per le sue arti di disegnatore e pittore, ma ragazzi, non dimentichiamoci che lui è un velocista italiano che ci sta, insomma, regalando grandi soddisfazioni. Questo 47-66 di Massarosa, sì, raccontacelo. Diciamo, io mi ero preparato bene per quella gara, per iniziare al meglio questa stagione. Avevo iniziato ad allenarmi il 20 agosto, quindi abbastanza in anticipo rispetto al solito. E quindi quel tempo è frutto un po' dell'allenamento, ma anche della stagione precedente, dove non sono riuscito a cogliere in pieno i frutti degli allenamenti di tutta la scorsa stagione. Quindi io sapevo di poter valere un tempo simile e quindi è stata una buona conferma per iniziare al meglio. Adesso però si aprono delle nuove prospettive, perché il tempo non è trascurabile. Gli avversari, quelli più forti, si sono avvicinati, o meglio, li hai avvicinati. Quali sono le prospettive secondo te per questa stagione? Io sono molto scaramantico su questo. I miei obiettivi sono sempre quelli di migliorare i miei tempi e di avvicinarmi sempre di più a quelli che sono i big ora del nuoto italiano, quindi Orsi, Dotto, che sono super atleti. Però sarebbe fighissimo riuscire ad entrare a far parte, bravo, sì, perché insomma sarebbe il mio sogno quello. Poi oltretutto tu sei giovane, sei del 95, se non ricordo male, 94, beh, comunque giovanissimo, e quindi voglio dire, potrebbe essere un quadriennio importante per te, a meno che il futuro non decida per te di farti diventare un artista ultra famoso. Parliamo un attimo di quest'arte. Io lo spero, io punto in tutti e due i campi, certo, perché insomma non mi voglio accontentare. Ho queste due passioni che voglio continuare a sviluppare e quindi nulla, io punto molto forte sia sul nuoto che sull'arte. Con la mia pagina Facebook e Instagram che si chiama Zazzart. Zazzart, mi raccomando, Zazzart, ragazzi. Ma non è solo andare a cliccare e mettere like, è anche contattarlo, perché lui, se andate a vedere i lavori che esegue, ne ha fatto uno anche su di me. Pensate che è riuscito a farmi diventare bello e io non sono sicuramente Brad Pitt. Quindi ragazzi, Lorenzo Zazzeri, artista ma soprattutto nuotatore, o come preferisce lui, forse 50-50 ci sta bene. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per queste gare, sarà un gran bel vedere. Lorenzo Zazzeri, ciao. Ci stiamo incasinando, ma va bene, ciao, a domani. Ciao.